Ma la musica classica può essere benissimo ospite di spettacoli leggeri. Per dire, io ho portato più volte un giovane musicista come Giovanni Alleri, che è un bravo pianista, un ottimo concertista. Purtroppo i programmisti della televisione pensano che la musica classica, la musica seria, sia noiosa, ma non è vero. Poi può essere noiosa per uno spettacolo della televisione commerciale, ma la televisione di Stato, la RAI, deve distinguersi per la sua programmazione, deve fare un progetto culturale. D'altra parte, se noi non dispensiamo un minimo di cultura, noi imbarbariamo questo paese. Guardate che noi stiamo vivendo un periodo tragico della nostra esistenza. Ma soprattutto, lo dicevo prima, l'importazione di questi format dall'estero. Una volta ci sforzavamo di inventare prodotti italiani, eravamo più nazionalisti, insomma, inventavamo programmi. Io quando facevo Fantastico, venivano produttori dalla Francia, dall'Inghilterra, mi dicevano: scusi, ma lei per fare questo programma prova un mese, sono 4 giorni. Noi in 4 giorni facevamo i balletti della Edel Parisi, di Dorella Buccarini, cioè facevamo tutto questo in 4 giorni. La regia sapiente, quella di Cino Landi, grande musica di Pippo Caruso, e noi facevamo prodotti nostrani. Adesso si corre al facile, si compra un bel format straniero, lo si traduce, lo si applica un po' all'Italia, per modo di dire, e tutto va avanti. Dobbiamo recuperare la nostra creatività. E domenica indie, quando la facevo io, durava dalle 2 alle 8 di sera. Però venivano i Gatman, venivano questi qua, capisce, oggi per riempire 6 ore, che devi fare? Fanno pettegolezze. Pettegolezze. Piccano l'orto un po' della serratura del vicino. E Barbara D'Urso sguazza. E mi invita a parlare del Grande Fratello. Purtroppo, che devo dire, Grande Fratello si ispira a un grande libro di George Orwell, che era 1984, ma aveva altre aspirazioni quell'autore. L'idea di mettere delle persone chiuse in una stanza, in un appartamento, e scrutarle 24 ore su 24, e pensi che si spogliano, che litigano, che si offendono, fanno veramente o fanno apposta, recitano, sono finti o sono veri. Comunque è una forma di maleducazione televisiva. Sette Voci è stata, voglio dire, ha dato il via ai Talent Scout di oggi, ed è una trasmissione che risale a più di 35 anni fa. Com'è nata l'idea di Sette Voci? È l'incontro con una persona che in questi mesi passati è stata protagonista della mia vita musicale, che è Claudio Baglioni, che è nato proprio con Sette Voci, mi ricordo. Grazie. Grazie a lei. Sette Voci è stato il mio fiore all'occhiello. Io proposi questa trasmissione a Mario Carpitella, che era un dirigente. Lui era un grecista, traduceva dal greco, odiava il varietà. Abbiamo fatto questo programma a Milano, l'abbiamo registrato, abbiamo registrato 6 puntate, lui l'ha visto e ha detto: questa trasmissione è intrasmettibile, e l'hanno messa in deposito. Io andavo sempre dal capo del deposito, che era Iacobacci, e dicevo: dottor Iacobacci, se per caso un giorno ci fosse una piccola pausa, un'assenza di programma, ci metta Sette Voci. Capito? Perché non arrivò la coppia doppiata di Rintintin. Io devo il mio successo a un cane. Io ho detto: dottore, mi metti Sette Voci, è un successo enorme. Enorme, il programma durava 30 minuti, poi l'abbiamo fatto di 40, poi di 45, poi di un'ora, poi l'abbiamo fatto addirittura 2 volte al giorno.
e ho incontrato tanti bei cantanti, ho lanciato Albano, Massimo Ranieri, Marisa Zannia, tanti Orietta Berti. E poi avevo fatto anche una sigla bella, perché io scrivo tutte le sigle. La prima sigla che ho scritto era Una domenica così, non la potrò dimenticare, fatta da Morandi. Poi il mio cavallo dedicato a mia zia, Rosa. Il suo nome è Rosa, cara, bella, veramente deliziosa e buona te. Che Pippo Baudo, ovviamente se avesse 30 anni ora, 20 anni ora, dice, cioè che tipo di presentatore saresti stato se oggi? Oggi. È uguale. Un alieno, cioè oggi, no, mi sarei adattato, senza perdere però la mia connotazione. Se mi offrissero un programma a puntate oggi, farei la mia televisione. Non mi sposerei alla televisione di oggi, perché vorrei rispettare me stesso e il mio passato. Però non devo essere passatista, devo essere sempre al passo dei tempi, sempre moderno. Ancora oggi si può fare la bella televisione, mi creda, si può fare.